Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Store, via Piano d'Ardine 15 a Tripalda. Ha rincorso a piedi e affrontato l'autore della rapina alla sua edicola in via Matteotti, vicino alla sede delle poste centrali, invitandolo a restituire la somma di denaro che aveva portato via ieri in tarda mattinata. È stata sempre lei, Giulia Pone, la titolare dell'edicola, a consentire l'arresto dell'uomo, un cinquantenne avellinese, rintracciato dopo la fuga in via Due Principati dalle volanti di polizia e gli agenti della polizia municipale. I soldi che hai rubato me li sudo con il mio lavoro ogni mattina. Se mi chiedevi di aiutarti, ti avrei teso la mano, ma la rapina no. Così la coraggiosa edicolante di via Matteotti si è rivolta all'uomo responsabile del raid. Ero qui come mi hai trovato, aggiustando delle riviste, non avevo chiusa la porta a chiave, era chiusa solo così, quindi lui si è introdotto, e io l'ho visto, si è introdotto nell'edicola, ho visto una persona che non conoscevo e quindi ho capito subito, perché poi lui già stava da qualche giorno qua in giro, ha visto dove io i movimenti mettevo i soldi, lui è uscito. È andato dietro e io l'ho incominciato a rincorrere da questo lato. Corre lui avanti, io dietro. Un cliente mi ha visto, ha cominciato anche lui a correre dietro a suo signore, che poi c'ha 60 anni. Scesi giù allo scalone, io gridavo, fermatelo, mi ha preso i soldi, eccetera, eccetera. Questo signore aveva il telefonino, ha chiamato la polizia e ha detto siamo indietro alle poste, c'è stata una rapina. Loro hanno pensato forse una rapina alle poste, c'ho tutta quelle volanti. Giù allo scalone io l'ho perso di vista un attimino, ho detto dove è andato. Una signora dal quarto piano mi ha detto signora sta dietro la colonna, non so se hai presente, giù allo scalone giri a destra ci sono le colonne. Io ancora là l'ho affrontato, ho detto dammi i soldi perché io mi vengo a lavorare alle 6 di mattina. Lui ha detto eccoli qua, perché penso che si è visto braccato, perché giustamente dice è meglio che glieli restituisco, perché comunque vive di questi espedienti. Sapeva che non avendo la refurtiva e non prendendola in flagrante di reato l'hanno messo libero ieri sera e mi ha restituito i soldi. E poi vabbè sono venuti i vigili urbani, l'hanno fermato e... Quanto aveva preso? Aveva preso 290 euro. Io li ho piegati, li ho messi in tasca, il questura ha detto portateveli, li contate stesso in questura. Poi dalla questura abbiamo fatto la denuncia ai vigili, perché i primi che l'hanno preso, diciamo che l'hanno fermato e hanno fatto l'identificazione, sono stati i vigili urbani, perché mi hanno sentito gridare perché erano qua a fare servizio davanti alle poste. Quindi hai avuto tu il coraggio di affrontarlo, di rincorrerlo? Diciamo il coraggio, forse l'incoscienza, perché mi hanno detto che comunque era una persona diciamo poco raccomandabile e comunque tra virgolette ho potuto rischiare, potevo rischiare, però là per là ti viene la rabbia che qualcuno si è preso qualcosa di tuo, che tu ti sei lavorato e sudato. Ti ha minacciato pure? No, questo no. Lui non ha mai parlato, non si è mai girato. Era incappucciato, armato? No, questo no. Che sensazione provi, che sentimento provi nei confronti di questa persona? Allora, di questa persona che se mi avesse chiesto, e lo sanno qua, che lui aveva bisogno anche di un piatto di pasta di 10 euro, gli avrei dato, ma non che se le prendeva.